si sono svolti nella chiesa parrocchiale di Nichesola i funerali di Don Antonio Peroni, tornato alla casa del padre all'età di 86 anni lunedì scorso, mentre si trovava ricoverato all'ospedale di Legnago. Il rito è stato presieduto dal vescovo di Verona, Domenico Pompili, al termine della celebrazione e la tumulazione nel locale cimitero nella tomba dei sacerdoti. Mosè disse a Dio: ecco, io vado dagli israeliti e dirò loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi. Mi diranno: qual è il suo nome? In tutte le narrazioni di una chiamata e di una missione nella Bibbia, un ruolo decisivo è svolto sempre dall'obiezione del prescelto, da Abramo a Maria. Prima di accettare, colui che è chiamato obietta, resiste. Questa che abbiamo appena sentito è solo la prima delle obiezioni. Mosè ne fa molte a Dio. Prima obietta che lui non si sente all'altezza di questo compito. Chi è lui per andare dal faraone a chiedere la liberazione degli israeliti? Poi l'obiezione si concentrerà su Dio. Chi è Dio nel nome del quale egli si reca presso gli egiziani? E poi ancora ci saranno altre obiezioni, compresa quella di non essere uno che sa parlare. E tuttavia queste obiezioni non fanno altro che mettere in evidenza che ciò che è decisivo nella chiamata da parte di Dio e poi nella missione che si asseconda è l'azione di Dio, non le nostre personali qualità. Io credo che anche Don Antonio, come molti adulti che via via poi sono diventati maturi, talora abbia sperimentato un senso di inadeguatezza rispetto ai tempi che cambiavano, alle persone che incontrava. E tuttavia questo senso di non essere all'altezza non lo ha mai fatto indietreggiare, ma lo ha in un certo senso posto permanentemente a servizio di questa comunità di Nichesola per ben 54 anni. La sua fedeltà, che ha quasi la forma della ostinazione, nonostante forse questo senso di inadeguatezza, ci dice che lui è stato un uomo che non ha fatto tanto leva sulle sue personali capacità, ma su questa chiamata che ha sentito profondamente rivolta a sé e che ha deciso di assecondare fino alla fine. Questa stabilità dice qualche cosa che va ben oltre un semplice servizio che è stato svolto. Dice la sua decisione di incarnarsi profondamente in una comunità, questa che oggi lo saluta. Poi il brano che abbiamo ascoltato come prima pagina continua così. Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Fiumi di inchiostro sono stati versati a proposito di questa che sembra essere una sorta di autodefinizione di Dio. Io sono colui che sono. Qualcuno l'ha ridotta talvolta a una sorta di indovinello filosofico, ma in realtà a ben guardare questa dichiarazione di Dio: io sono colui che sono, dice sostanzialmente una cosa, che Dio è in relazione, che Dio è perché lui sta insieme, sta con, sta per. Dio dunque c'è e c'è sempre accanto a noi. A me pare che questa sia non solo la definizione più propria di Dio, ma a me pare che sia anche la migliore descrizione di chi sia il prete e nello specifico di chi è stato Don Antonio. Vedendo questo cartellone qui alla mia destra,
posso soltanto trovare conferma all'intuizione che egli sia stato anzitutto uno che c'è stato, uno che in un certo senso ha garantito con la sua presenza questa forma di vicinanza. Mi diceva qualche tempo fa un prete, ormai giunto alla maturità della sua esperienza, che ciò che conta non è quello che si fa, tanto meno quello che si dice in una parrocchia, ma la possibilità di dare a tutti la percezione che ci sei, che ci stai e che sei sempre, per così dire, accessibile. Ecco, queste foto, ma direi più in generale quello che ho colto di Don Antonio, è proprio di essere stato uno che c'era, uno che stava dalla tua parte. Ed è a questo ciò che conduce alla fine il servizio di un prete. E il brano si conclude con queste parole, ancora da parte di Yahweh, rivolte a Mosè. Dio disse ancora a Mosè: dirai agli israeliti, il Signore, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi. Ricorderete quella celebre definizione attribuita a questo filosofo Pascal, che contrapponeva il Dio dei filosofi al Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, aggiungendo che Dio non è il Dio appunto dei filosofi, ma è il Dio che corrisponde a nomi e volti ben precisi. E vorrei dire che qui a Nichesola voi avete avuto modo di conoscere il Dio di Don Antonio, che non è un Dio diverso da quello di Gesù Cristo, cioè che questo lui ha annunciato in questa comunità. Ma questo ci dice che il volto di Dio passa sempre attraverso delle persone concrete che ce lo hanno in qualche modo narrato, non ce lo hanno spiegato, ce lo hanno raccontato. E Don Antonio è stato per questi. Per questo siamo grati a lui, perché si è lasciato strattonare dentro una missione più grande di lui, perché ogni prete, ogni pastore sa bene che quella che è la sua chiamata e la sua missione è enormemente più grande delle sue capacità e delle sue possibilità, ma accetta, come Mosè, di lasciarsi coinvolgere. Per questo siamo tutti, anche Don Antonio, servi inutili, non per screditare quello che facciamo, ma per affermare questo criterio di libertà, per cui ciò che conta veramente alla fine, anche nel ministero di un pastore, è ciò che di Dio è riuscito a lasciar trapelare, perché è Dio il protagonista che sa fare anche delle nostre povere persone qualcosa di buono e qualcosa di bene per il popolo a cui si è inviato. Ordinato nel 62 a Salizzolo, vicario parrocchiale a Villa Bartolomea per 7 anni, nel 68, diceva, attraversando l'Adige col traghetto, arrivò a Nichesola. Non c'era il ponte, c'era il traghetto. Per 54 anni qui. Nel 68 erano 450 abitanti, ora mi pare sono più 220. Quanta fatica e sofferenza quando gli si proponeva un cambio di parrocchia. A volte c'erano effettive difficoltà, altre volte il senso di non essere all'altezza per qualche suo complesso psicologico. Mi ricordo quando Monsignor Giuseppe Carraro, negli anni 70, mi ha mandato una domenica a dire alla comunità che Don Antonio sarebbe rimasto. Ricordo il suo volto illuminato e l'applauso della gente. L'uomo,
fondamentalmente timido e con un certo senso di inferiorità, apparentemente chiuso, quasi scontroso, ma di animo aperto, quando si sentiva a suo agio con la persona, con i semplici, con i ragazzi, aperto alle confidenze anche interiore a chi si sentiva vicino. Mi ricordo alcune confidenze quando venivo qui in parrocchia per Natale e Pasqua in quegli anni, o quando solo con lui si andava in macchina e mi raccontava cose particolari. Il prete amava l'Eucaristia, celebrata e adorata, coltivava la devozione alla Madonna, coltivava la sua preghiera, era innamorato di questa chiesa, ne curava la pulizia, la abbelliva coi fiori, dedicava il sabato mattina alla sua chiesa, la sua chiesa, per 54 anni. Legato alle persone della comunità, agli abitanti di questo luogo, che conosceva e curava, si potrebbe dire che a mezzogiorno non ha mai mangiato a casa sua, andava a pranzo nelle varie famiglie senza preavviso, perché voleva mangiare quello che c'è, non cose preparate perché viene il parroco, che la cena in genere si arrangiava. Di questo ne ho avuto prova io stesso. Quando qualche volta passavo da Verona a San Luca, gli dicevo a Don Antonio, fa una telefonata. Risposta, se devo telefonare non vengo più. Il problema si è fatto serio durante la pandemia Covid, quando persone buone gli facevano arrivare il pranzo sulla porta di casa. Le sue confidenze. Il suo vero confidente era Don Luciano Ugolini, a cui apriva il suo animo, che portava pesi interiori e sofferenze morali forti, che però non lasciava trapelare. Così me ne parlava Don Luciano, ma anch'io ho avuto le sue confidenze. Mi raccontava di alcuni brutti episodi della fanciullezza, per gli abusi di un adulto, a volte anche nell'età anziana. Solo il ricordo di questo gli veniva quasi un tremito fisico istintivo, e di questo ha sofferto tanto nella sua vita. La sua guida spirituale era Don Luigi Pedrollo, suo consigliere e sua forza per camminare. Mi diceva, se non ci fosse stato Don Pedrollo, certamente non sarei ancora prete. Lo visitava, da lui riceveva lettere di sostegno, a lui apriva il suo cuore. Mi aveva detto che avrebbe cercato lettere, ma la sua salute non ha concesso il tempo. Però, nel processo per la beatificazione di Don Pedrollo, Don Antonio è stato chiamato a fare la sua deposizione. Era consapevole che la sua vita stava per finire. Desiderava guarire, vivere ancora, però si sentiva nelle mani del Signore. Lo posso dire, perché visitandola, pregando insieme, si percepiva che il suo vivere nella fede, c'era anche il suo lento consumarsi. A volte gli dicevo, no, Antonio, vengo poche volte, sei lontano, non preoccuparti, mi basta che mi ricordi al Signore e che preghi con me, per me. Concludo con due piccoli episodi che si riferiscono al suo rapporto con Don Pedrollo. Durante la malattia finale di Don Pedrollo è andato a visitarlo. Lo assisteva, gli impediva
di entrare nella stanza. Allora ha chiesto che perlomeno andassero a dirgli che era venuto. L'assistente è entrato nella stanza per esaudire questo desiderio e dice a Don Antonio: venga, entri. Nella mia ultima visita a Minerbe, qualche giorno prima del suo ricovero a Legnago, a un certo punto, così nel parlare, gli ho chiesto: ma di Don Pedrolo ti ricordi ancora? Risposta: dopo Gesù c'è lui, Don Luigi. Grazie Don Antonio. Tra noi sacerdoti del 61 ci siamo voluti bene, non dimenticate di noi e di certo noi possiamo dimenticarti, vivi in pace. Grazie a Federica, che con amore, delicato, quasi di mamma, l'ho seguito fino agli ultimi giorni. Vorrei dire grazie anche a Don Zeno, che in questi ultimi giorni, è andato spesso a visitarmi. Scusatemi, fratello. Ma mi sentivo di dire queste cose di lui, anche se tante altre mi urgono nel mio cuore. Grazie, Don Antonio, vivi in pace.